Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Stardew Valley. Il mio nome è come sempre Quinto Noete. Quest'oggi ragazzi siamo tutti qui riuniti perché è il giorno de Pasqua praticamente. C'è la caccia alle uova. Quindi innanzitutto facciamo il nostro lavoro. E io faccio così solo per averle dritte. Ok, facciamo il nostro lavoro che dobbiamo fare. Però io vorrei portare qualcosa di grazioso a Hayley per questo giorno speciale, anche se il suo compleanno è domani. Quindi magari per il suo compleanno le portiamo qualcosa di figo. Invece questa volta le portiamo un quarzo. Dai, Hayley ti becchi un quarzo. Perché ricordiamo che vogliamo piombarci e via dalle palle. Madonna, mi ha mangiato. Cosa sto facendo? Mi ha mangiato uno dei cosi, quel cazzo di corvaccio. Ecco, quella è un'altra cosa che dobbiamo sistemare. E dovremo aver tutto per sistemarla. Tranne per il legno. Quindi faccio un po' di legno, innaffio un po' sta roba, do da mangiare alla gatta, cioè do da bere alla gatta. Controlliamo se abbiamo delle ricette nuove alla televisione. Manco per il caso, c'è il fortune teller. Ah, un po' di fortuna extra, fantastico. Ok, chissà se ha veramente un effetto nel gioco la roba della fortuna. Ciao tesorina, sì, mi ama. Bella lei. Ok, quindi faccio quello che devo fare, taglio un paio d'alberi e ci vediamo tra pochissimo. Ok ragazzi, ho fatto tutto, dovremmo avere tutto quello che ci serve per craftare uno scarecrow. No, ci servono altri 10 di legno. Prendiamoli subito. Ci mettiamo tanto un attimo proprio. Minchia, muori albero. Muori! Cade! Perché cadi di là? Tacci tu. Che non ci posso passare io di là. Ok, raccolto tutto. Perfetto. E quindi vuol dire che possiamo craftare uno scarecrow. E questi possono andare a sfangulo. Allora, ora il nostro amico spaventapasseri lo piazziamo tipo qui. Non so che raggio abbia, Ah, non ti dice se hai incontrato, ti dice se hai incontrato dei crows, va bene. Noi lo piazziamo lì, giusto perché così evitiamo che vadano tipo sui cavolfiori o su questa roba qua. Soprattutto questa roba qua che deve crescere. E ora possiamo andare alla caccia alle uova. Siamo su in ritardino, ma va bene così. Siamo pieni di roba, ma va bene così. Va che bello! Ma è fantastico. Hayley, dove sei? Hayley, non parlare con quell'uomo. The flower dance. Cerca di mangiare sempre. Si stanno mettendo assieme. Presto. Presto, quitto. Perché non posso... Non posso tirare fuori. No, niente. Niente, va bene. Va bene, parliamo con la gente. Salve. Perché sono tutti così felici? Uova, perché uova? Madonna mia. Il festival è stata una tradizione da quando ero piccola. La tradizione ci connette sia col passato che col futuro. È confortante. Salve. Mayor. Credi che siano pronti per la egg hunt? Non ancora. Non ancora. Chi è questa? Barney. Ah, è quella del gatto. Se praticamente sono state le sue galline a darci tutto l'uovo. Tu sei Gus. E Gus è quello che cucina. Quante robe buone. Quante robe buone. Li abbiamo incontrati tutti alla fine. Ci manca qualcuno, ne sono sicuro. Allora, social. Allora, incontrato. Ci manca la ragazza coi capelli blu. Vieni qua, te. Tacci tu, è il nero sempre in mezzo alle balle. Chi sei tu? Emily, carina. Ok, l'abbiamo incontrata, quindi. Suppongo che averla incontrati tutti. Giusto? No, ci manca lei, che è qua. Perfetto. Lia! Ma l'avevamo incontrata, Lia, lo giuro. Lo giuro. Perché ce le dà ancora con... Devo incontrarle in non all'egg hunt. Va bene, dai, facciamo partire sta egg hunt.
Yes. Let's do this! Attenzione. Siamo noi e i bambini. È tempo per la parte saliente delle festività di oggi. L'annuale caccia alle uova di primavera. Bello. Sì, salta, bravo. State calmi, bambini. Vi servirà tutta la vostra energia. Se volete trovare la maggior parte di uova e portarvi a casa l'esclusivo premio. E premio? Cosa c'è in premio? Wait, what? C'è un premio? Siete tutti pronti? Sì! Alla caccia alle uova! Tacci loro! Dov'è? Dove vanno i bambini? Oh, ne ho trovato uno! Preso. Ok, ne ho trovato un altro. Nel cimitero l'hanno nascosto. Ma sul serio? Sì, sì, mana, sì, sì. Qua ce n'è uno. Vai. Vai, qua ce n'è un altro. Perfetto. Go. Cerca le uova. No, è mio, brutta troi. Non l'ha visto. In your face. Come una pornostar. Allora, che ne hanno nascosti qualcuno qua? No, tutti qua sotto. Uno qua? Madonna mia, ma cioè la gente non li sa proprio cercare ste uova, eh. Che cazzo. Guarda, ce n'è uno dietro quella casa. Però manca 0 secondi. 7. Io ne ho trovate 7. Dai. Siamo stati bravi. Guarda tutte queste uova. Ora, se solo riuscissi a convincere voi ragazzi a raccogliere la spazzatura in maniera così efficiente, avremo la città più pulita di questo lato del mare di gemme. E ora, il vincitore di questa di quest'anno. Dai, daccelo, dimmi. 7, ne trovate 7. Abigail. Troia. Ti odio. Cosa le hanno dato? Boh, non lo sapremo mai. Le ha dato il pene. Beh, è finito. Grazie a tutti per essere passati. Io voglio sapere quante uova ha trovato Abigail. Quindi è notte fonda. Sì, va a casa. Il gatto è lì che dorme. Noi lasciamo giù tutta sta roba. Abbiamo anche dei mix seeds. Il quarzo non gli abbiamo potuto regalare. E si va a dormire, ragazzi. Io direi che facciamo un'altra giornatina. Questa è stata un po' veloce. Comunque si cita 105 per 3 contro 340 delle cose. A voglia. A voglia, se sono meglio le patate. La patata tira, ragazzi. La patata tira. Ok. Quindi, vediamo cos'è cresciuto. Un cavolfiore. Chissà quanto vale. Tu? Non ho ancora incontrato corvi. Perfetto. Perfetto. Quindi, il cavolfiore va dentro. Ok. Io innaffio tutto come al solito. Diamo da bere al gatto. E arrivo subito. Ok, ragazzi, abbiamo innaffiato tutto. Ora, abbiamo questo che ci dà 100 gold. Ok, ed era per la cosa della roba. La cosa della roba. Ok. Allora, cerchiamo l'ascia perduta di Robin. Sud del ranch di Marnie. Quindi, il ranch di Marnie è qua e stava tagliando verso cottage di Lia. Ok. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare la sciozza della sciura lì. Salve, salve. Madonna mia, che macello che è sto. Ok. Cosa stanno giocando? Bambini? Puzza. Sì, è merda. Cosa stai facendo? Perché è chiuso? Voglio esplorare le fogne. Tu sei un bambino strano. Credo che Gunther abbia la chiave. Ah, sì?
Il professor Gunther? L'uomo del museo? Perché tu pensi che lui ce l'abbia? Oddio, Gunther! Ho visto una grossa chiave arrugginita cadere dalla sua tasca una volta. Una porta di una fogna come questa deve essere per forza combaciante con una chiave arrugginita e vecchia. Che schifo. Che cazzo hanno visto? Cosa c'è? C'è qualcosa che si muove lì dentro. Cosa? Andiamo a vedere. Noi non abbiamo paura. Vero? E mo ci mangia. Oh merda! C'era qualcosa realmente che si muoveva. Ok. Quindi questo è il ranch di Marnie, giusto? Quindi lei stava tagliando legna a sud del ranch di Marnie. Un'ascia dispersa. Ma su The Ranch di Marnie c'è solo sto cazzo del lago, però, eh. Magari qua? In questa zona via? Più a sud è così. Qua cosa c'è oltretutto? Ma sono altri Spring Onions. Lascia che li prenda tutti, grazie. Molto gentile. Qua c'è lo schifo. Qua c'è il coso. E bisogna chiedere a Gunther per la chiave. Perché quello... L'ho trovata! Bam! E questa è l'ascia di... Robin. Dove cazzo sta Robin? Ah minchia, Robin sta al Carpenter's Shop. Proprio in culo al mondo. Oltretutto Robin com'è fatta? O com'è fatto? Perché... Allora, sociale. Robin, ok, ho capito chi è. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Riporteremo l'ascia a Robin, che già abbiamo trovata. Mangeremo anche gli Spring Onions e andremo a parlare a Gunther di questa storia. Però, ridiamo l'ascia a Robin. E poi ci... Ah, oggi è il compleanno di Hayley, ragazzi. Cazzo, non mi sono fermato a prendere... Merda. Dobbiamo andare a casa a prendere della roba per Hayley. Allora, ho preso il minerale, quello figo, ma non sapendo se possiamo legare il minerale, ho preso anche il una daffodil. Così, per essere sicuri. Ora, andiamo a Gialluna. Andiamo a parlare con Hayley e con Robin. Hayley... Dove sei, mia piccola Hayley? Qua dentro lei? Ah, quelle sono le sue stanze. Lei non è in casa, perfetto. Ok, dovremmo aver conosciuto 27 su 28. Ora ci manca, in teoria, Lia. Ma va bene così. Allora, intanto il cottage di Lia è qua. È qua, quindi possiamo andare da lei diretti. No, Lia non è a casa. Perfetto. Grazie. Oh, ecco Jody. E Jody, Robin. Ciao Robin. Si è quasi tagliata il piede con l'altra che stavo usando. Quindi, bam, 250 gold così per aver ritrovato un'ascia. Perfetto. Ora ci manca solo quella zoccola di Hayley. E poi siamo a posto. Poi possiamo circuirla. Perché dorma con noi. No, non credo. Siamo ancora troppo poveri probabilmente. Però ce la faremo. Oltretutto qua c'è un... una Joja Cola. Ci ridai i soldi. Però non c'ho voglia di portarle una Joja Cola. Che cazzo. Dov'è Hayley? Eccola! L'abbiamo trovata! Hayley! Come stop that? Ma no, non è quello che volevo fare. Volevo regalarti questo. Dove cazzo? Hayley! Oh!
Sì, me lo sono ricordato, cioè, c'è un coso. Ok, perfetto. Siamo a posto. Ora non ci manca in realtà che incontrare Leia. E possiamo finire un'altra quest e essere bravissimi per sempre. Quindi Leia, dove potrebbe... Se io fossi una Leia, dove starei? E niente, non abbiamo trovato Leia, ragazzi. Quindi io torno a dormire a casa. E noi ci vediamo nella prossima puntata di Stardew Valley. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso sono il re del Let's Play.